In questo video apprenderai molte funzionalità interessanti del nostro modulo Allplan Road. Partiamo con il terreno. I stili di rappresentazione della superficie del terreno possono essere definiti e assegnati in base alle preferenze dell'utente. Per le rappresentazioni grafiche di modelli di grande dimensione, il numero dei punti può essere ridotto in modo facile e veloce. Si può ridurre l'area d'intervento, per permettere una migliore precisione nella visualizzazione. Inoltre, dalla superficie possono essere acquisiti e misurati i confini del terreno. Tutti gli assi stradali sono gestiti all'interno del Manager Assi. L'allineamento orizzontale di un asse può essere creato sia tramite elementi, sia definendo i punti tangenti di un poligono e impostando i parametri di raccordo. L'allineamento verticale di un asse è definito dai punti tangenti di un poligono. Archi e parabole possono essere selezionati come tipo di raccordo. L'allineamento verticale può essere modificato in ogni momento e il modello viene ricalcolato e aggiornato immediatamente rispettando queste modifiche. Tutti i template per la modellazione e per gli output dei dati sono gestiti nel Manager Strade. I template standard che sono necessari per configurare la struttura di base della strada sono definiti qui. E una volta definiti, devono essere assegnati a un asse. Questo deve essere fatto indipendentemente per i template relativi al sedime richiesto, alla sottobase strada, alla sezione trasversale e ai bordi stradali. Una volta che tutti i template sono configurati, il corpo della strada è calcolato automaticamente. La rappresentazione grafica della strada può essere cambiata in ogni momento. Oltre a utilizzare gli stili predefiniti, l'utente può anche crearne di personalizzati. Con le funzioni di verifica completamente automatizzate e a singolo profilo, si può facilmente validare la correttezza geometrica del modello. Ci sono molte possibilità per dettagliare la struttura. Con le funzioni Superposition, i parametri precedentemente definiti dai template possono essere sovrascritti per una particolare sezione. Ad esempio, questo rende possibile correggere la larghezza della corsia, la pendenza della rampa o della scarpata, o l'altezza del cordolo. Un'altra possibilità è l'utilizzo delle funzionalità dei valori limite. Con questo potente strumento, qualsiasi punto di una sezione trasversale può essere adattato a ogni bordo. Il bordo può essere creato manualmente come un asse ausiliario, oppure può essere convertito direttamente da una linea 3D. Usando i limiti orizzontali, la larghezza della corsia può essere adattata alla geometria del bordo. Usando i limiti verticali, l'offset verticale tra corsie contigue o della sopraelevazione di una corsia possono essere adattati alla geometria del bordo.
Per completare la progettazione stradale, è possibile aggiungere i componenti parametrici delle reti tecnologiche e fognarie. Particolari costruttivi e report sono generati direttamente dal modello. In questo modo le tavole sono sempre derivate dal modello più recente. Così come per l'input dei dati del modello, anche l'output è definito secondo un approccio completamente basato sui template. Questo permette di produrre un output basato sulle informazioni rilevanti del progetto. Il modello può essere caricato direttamente in BIMplus. È possibile caricare porzioni di assi specifici, che successivamente verranno impiegati per la modellazione dei ponti con Alpland Bridge.